gli anacoreti e gli eremiti, che si ritiravano in cima alle montagne o nelle grotte, o si muravano vivi nelle celle, o in qualche misura lasciavano comunque il consorzio umano per dedicarsi esclusivamente alla preghiera, alla meditazione, alla contemplazione, hanno sempre avuto un fascino innegabile. Da Sant'Onofrio, vestito solo di barba e capelli, ai sadhu induisti. Da San Girolamo con teschio d'ordinanza fino al vecchio maestro Lao Tzu che abbandona gli onori di corte e il regno per scomparire per sempre. Ma c'è un tipo particolare e curioso di eremita che divenne una piccola moda per circa un secolo tra il 700 e l'inizio dell'800. L'eremita ornamentale. Immaginate di essere un ricco nobiluomo che nel parco della sua villa ha fatto seminare una miriade di piante lussureggianti ed esotiche, magari installato dei giochi d'acqua, un tempietto neoclassico, l'immancabile grotto artificiale, con roccaie e cascatelle tra le pietre. Cosa vi manca per dare un tocco originale al vostro giardino e stupire gli ospiti? Ovviamente un eremita. Certo, trovarne uno non era un'impresa facile, a meno di non avere la fortuna che vostro figlio facesse l'eremita. Nel 1430 Francesco da Paola, a soli 14 anni, si ritirò a vivere in una grotta all'interno della tenuta del padre, diventando così un antesignano inconsapevole della moda successiva che sarebbe stata poi molto meno seria di lui. Ma in generale c'era una strana, inspiegabile penuria di eremiti veri e propri che assecondassero i capricci dell'aristocratico di turno. Per cui i nobili, che proprio non avevano intenzione di farne a meno, dovevano ripiegare su lavoratori agricoli, vagabondi, persone nulla facenti e assumerli perché si travestissero. Chi voleva candidarsi come eremita pubblicava talvolta degli annunci, come questo che recitava: «Un giovane che desidera ritirarsi dal mondo e vivere come un eremita in un luogo conveniente in Inghilterra è disposto a impegnarsi con qualsiasi nobile o gentiluomo che desideri averne uno. Qualsiasi lettera indirizzata a St. Lawrence con posta pagata, che indichi la mancia che verrà data e tutti gli altri dettagli, sarà debitamente presa in considerazione». Per contro c'erano anche inserzioni di offerte di lavoro per persone disposte a diventare eremiti in qualche bellissimo ritiro. E in uno di questi annunci si legge, per esempio, che venivano garantiti una Bibbia, occhiali da vista, una stuoia per il letto, un cuscino, una clessidra come orologio, acqua da bere e cibo della casa. L'eremita non dovrà mai lasciare il luogo o fare conversazioni con nessuno per 7 anni, durante i quali non dovrà lavarsi né pulirsi in alcun modo, ma dovrà invece lasciare che i capelli e le unghie di mani e piedi crescano quanto la natura permetterà. Questo annuncio in particolare, che proponeva un contratto di 7 anni, fu pubblicato dall'onorevole Charles Hamilton dopo aver acquistato Paisley Hill Park e prevedeva un compenso di 700 sterline dell'epoca, equivalenti a circa 77.000 dollari attuali. Questo tipo di contratti non era esente da rischi. Il candidato scelto da Hamilton, a sole 3 settimane dalla nomina, scomparve dalla sua grotta artificiale e venne ritrovato a ubriacarsi nel pub locale. Fu licenziato e mai sostituito. Forse anche a causa di queste difficoltà si preferiva talvolta fingere di avere un eremita. Si posizionavano all'entrata della sua stanzetta un tavolino con un libro aperto, degli occhiali, magari una lampada ancora accesa, come se il vecchio saggio si fosse appena assentato da qualche minuto. In alcuni casi si ricorse perfino a degli automi. A metà del XVIII secolo un eremita meccanico impressionava i visitatori nella tenuta di Wodehouse a Womber. Un altro automa si trovava a Hoxton Park. Qui inizialmente nella grotta risiedeva un eremita chiamato Padre Francis, che per qualche anno aveva indossato una barba finta tagliata a una capra, accogliendo i visitatori con una clessidra sempre in mano e rispondendo alle loro domande filosofiche. Alla sua morte venne sostituito da un manichino semovente, che però non ricevette delle recensioni proprio positive. Un turista scrisse: «Il volto è abbastanza naturale, ma la figura è rigida e non ben gestita».
Gli eremiti ornamentali scomparvero del tutto negli anni 30 dell'Ottocento. Può darsi che con l'avvento dell'industrializzazione queste figure ascetiche non avessero più il fascino di un tempo, nemmeno in questa versione così teatrale, così caricaturale. Perché alla fine è questa ironia di fondo che rende l'eremita da giardino così emblematico. Sembra la perfetta rappresentazione di come una certa aristocrazia, che era distante anni luce da preoccupazioni di tipo spirituale e incapace per costituzione, di comprendere le urgenze di tipo mistico, poteva confrontarsi con una dimensione di vita talmente opposta. Poteva vederla soltanto come una bizzarria inaudita, da acquistare e da includere nel proprio parco divertimenti per il diletto degli ospiti.